Continua il momento non facile per i rapporti tra l'amministrazione comunale di Sala Consilina, guidata dal sindaco Francesco Cavallone, ed alcune associazioni cittadine. Dopo il botta e risposta, senza esclusione di colpe e con reciproche accuse con l'associazione Arte e Mestieri, un duro attacco all'amministrazione salese arriva dall'associazione Radici e dal presidente Fabio Ciociola, con un lungo video pubblicato su YouTube. In particolare, Ciociola e Radici portano sotto i riflettori il problema dell'assegnazione degli immobili alle associazioni di Sala Consilina, accusando l'amministrazione di tempi biblici e meccanismi farraginosi nel rispondere alle richieste delle stesse associazioni. Inoltre, una dura critica è rivolta anche a quello che viene considerato un modus operandi ricorrente, il presunto tentativo di mettere le associazioni di Sala Consilina una contro l'altra. Negli ultimi giorni a Sala non si è fatto altro che parlare di associazioni, di amministrazione comunale, di locali, di sede e quant'altro. Io volevo semplicemente raccontare, visto che vivo questa situazione, quello che è il modus operandi dell'amministrazione comunale nei confronti delle associazioni. Ho scelto questa location, che è la villa comunale di Sala Consilina, non a caso, semplicemente perché questa casetta che stiamo vedendo era bella una volta, pulita e sistemata, nel 2014, se non ricordo male, quando l'associazione nacque, il giorno, l'anno successivo, gli fu consegnata una stanza all'interno di questa casetta dalla vecchia amministrazione, dietro una richiesta scritta e presentata al vecchio vice sindaco dell'amministrazione scorsa, l'avvocato Cartolano, il quale si prese in carico questa situazione, dicendomi che avrebbe quando prima rilasciato una documentazione per l'assegnazione della casetta. E così siamo stati qui dentro per un po' di anni, dove avevamo archiviato quello che era il nostro materiale, dal quale partivano le nostre idee, dove noi ci riunivamo una volta a settimana per organizzare quelli che erano gli eventi. Ora sto qui perché voglio un attimino realmente con carte alla mano spiegarvi quello che l'amministrazione fa, come si comporta e quello che dice ai cittadini. Mi appoggio un attimino a terra. Avevamo anche una scrivania nell'associazione, ma purtroppo non abbiamo dove metterla, pertanto ci accontentiamo di questo. Successivamente al diniego poi dell'uso di questa casetta, dapprima invitatomi a consegnare le chiavi in modo verbale dalla consigliera Gallo, perché doveva essere redatto un regolamento per l'assegnazione dei beni immobili. Quindi alla richiesta della consegna della chiave chiesi alla consigliera Gallo di mantenere l'uso della casetta, in quanto con l'assegnazione delle nuove sedi probabilmente, visto che ero già qua dentro, ci poteva concedere lo stesso luogo come utilizzo. Richiesta completamente negata, perché dovevano tutte le associazioni consegnare le chiavi. L'unica associazione che non ha consegnato le chiavi è l'associazione Allegra Core, che ancora dispone di una sede, ma ben venga per lei che ha ancora questa fortuna. Quindi sempre due pesi e due misure, o forse mille pesi e un'unica misura, quella loro. Dovetti consegnare le chiavi, portato all'estremo, con una denuncia nei miei confronti già fatta per appropriamento di bene immobili. Poi venne a scoprire invece che l'utilizzo di questa casetta il giorno successivo e per l'edizione successiva fu dato ad un'altra associazione che doveva organizzare una festa. Ben venga, ripeto, nulla contro le associazioni, anche questa festa che ho visto crescere negli anni e ne sono veramente felice. Ben venga questa manifestazione, è stata consegnata a questa manifestazione l'utilizzo di questa casa e da allora noi non abbiamo più avuto disponibilità di poterlo utilizzare. Tornando all'assegnazione delle sedi, nel luglio del 2014 venne fatta in Consiglio Comunale una deliberazione per l'approvazione del regolamento per l'assegnazione di questi beni immobili. Fatto questo, è fatto il nuovo regolamento, redatto il nuovo regolamento qui presente, successivamente a questa data del luglio 2014, che cosa è successo? È successo questo, che ad ottobre 2000, sul regolamento fu scritto che entro ottobre 2014 bisognava presentare una domanda per l'iscrizione all'albo delle associazioni.
Una domanda molto farraginosa che probabilmente in caso si dovesse restaurare la Cappella Sistina sarebbe stata anche un pochettino più semplice, perché oltre ad allegare tutte le documentazioni e scrivere quelle che erano in modo dettagliato le attività dell'associazione, addirittura ci hanno richiesto allegare un rendiconto economico. Figuriamoci che tipo di rendiconto economico può avere un'associazione culturale non a scopo di lucro. Noi l'abbiamo fatta e qui presente l'abbiamo consegnata. Fino a giugno 2015 non c'è stata alcuna risposta. In virtù di questa nessuna risposta, l'associazione scrive al sindaco Cavallone una missiva dove chiede spiegazione di perché non è stata assegnata questa casetta. Nessuna risposta. Siamo stati ad aspettare. Siamo arrivati a gennaio 2016. Gennaio 2016 presentiamo al signor sindaco e all'assessore alla cultura Gelsomina Lombardo un'ulteriore richiesta di sede provvisoria. Visto che questa situazione non si sbloccava, abbiamo chiesto di essere assegnata questa sede provvisoria per poter continuare le oltre la nostra operazione. Gennaio 2016, passiamo a marzo 2016. Che cosa succede? Rinnoviamo la richiesta di sede provvisoria ed elenchiamo tutte le attività che avremmo dovuto svolgere nell'anno 2016 da maggio a tutte le festività natalizie di dicembre. Ancora silenzio totale, nessuna risposta. Aprile 2016, una deliberazione del Consiglio Comunale, approvata tutta l'unanimità, dove viene nominata una commissione per la valutazione di iscrizione all'albo delle associazioni, composta non so da chi, e dove dovevano essere poi redatti l'elenco dei beni immobili per le assegnazioni. Parlo di aprile 2016. Ad oggi nessuna risposta. Questo è il modus operandi dell'amministrazione comunale nei confronti dell'associazione. Ha creato una macchina forse bella, quello che era l'albo delle associazioni, perché l'unione, io credo, l'ho sempre sostenuto, delle associazioni non fa altro che far crescere il paese. L'amministrazione invece di unire ci separa. Questo è quello che è successo anche ultimamente nei confronti di un'altra associazione, Arti e Mestieri, dove il sindaco risponde che ha tolto questa cappella di San Giuseppe, dove secondo il sindaco Cavallone la Arti e Mestieri aveva ammontonato masserizie buttate lì, ma masserizie, se mi permetti caro sindaco, non sono, ma sono quelle attrezzature che loro utilizzano durante la manifestazione. Non sono masserizie, sono attrezzature che nel tempo l'associazione, grazie ai suoi sacrifici sia economici che di forza lavorativo, ha messo da parte. All'associazione Arte e Mestieri avete detto che gli davate un altro immobile per archiviare le sue cose. Innanzitutto, in che modo? Assessore Gallo o consigliere Gallo, non so che cosa sia scritto, io so che non c'è nulla, poi l'avete fatto, lo farete, non lo so. Mi auguro soprattutto che non consegnate o non avete proposto come stabile giù a Trinità quello che il sindaco stesso non molto tempo fa ha dichiarato inagibile, perché sarebbe proprio un controsenso di quelli grandi. Sicuramente tutte le associazioni sono uguali, no? Arte e Mestieri, Torquato Tasso, però togliere all'uni per dare all'altro, non capisco la motivazione, non so perché, e spero che realmente l'amministrazione, dopo quest'ultima dichiarazione del sindaco nei confronti delle associazioni, si ravveda, e si ravveda in modo serio, perché le associazioni sono quelle che mantengono vivo il paese, dove ci mettono dell'oro senza chiedere niente a nessuno. Sicuramente è vero ed è bello che l'uso e la valorizzazione dei beni avvenga per 365 giorni piuttosto che per 3 o per 5, come in questo caso. Se questa è una valorizzazione del bene, non credo che sia realmente una valorizzazione del bene. In conclusione mi auguro solo una cosa, no? Che è quella che realmente questi beni immobili vengano individuati e vengano assegnati alle associazioni, di modo che si riesca realmente a creare un bel feeling tra queste ultime e l'amministrazione, al fine di creare per il paese di Sala delle iniziative, delle manifestazioni, per portare gente e per farlo crescere. Vi ringrazio infinitamente e soprattutto mi scuso di non avervi potuto accogliere stravaccato su un divano. Quello non l'abbiamo, anche se l'avessimo avuto non sapevamo dove metterlo.